Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il croquembouche. Questa meraviglia è un'eccellenza francese, veramente qualcosa di strabiliante. È una piramide di bignè ripieni di crema chantilly e tenuta insieme da dei fili di caramello gustosissimi. È nata nell'Ottocento grazie ad Antonin Carême, uno dei più grandi pasticceri della storia, che fece dolci perfino per Enrico IV d'Inghilterra. Oggi vediamo insieme come la si prepara. Per creare la nostra ricetta partiamo dal nougatin, che è un croccante che farà da base al nostro croquembouche, e per esso ci serviranno 80 g di mandorle tagliate a scaglie, 80 g di sciroppo di glucosio. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi il link che apparirà ora in alto a destra. 80 g di zucchero e 35 g di burro. Per prima cosa tostiamo le nostre mandorle saltandole in padella con una fiamma bella vivace. Mi raccomando ragazzi, stiamo attenti. Proprio così. Giunti a questo punto, trasferiamo le nostre mandorle tagliate a scaglie e tostate dentro una ciotolina e le lasciamo lì fino al momento del bisogno. Ora procediamo con il caramello e per prima cosa mettiamo dentro una pentola il nostro zucchero, lo sciroppo di glucosio che togliamo aiutandoci con una palettina, proprio così. Perfetto, la ripuliamo per bene. E l'acqua, che sono 20 ml. Li lasciamo andare finché non raggiungeranno un colore ambrato. Quando il nostro caramello avrà raggiunto questo colore, aggiungiamo prima il burro, mescoliamo leggermente e stiamo attenti perché schizza, e poi le mandorle. Mescoliamo il tutto finché non sarà ben amalgamato. A questo punto spegniamo il fuoco e trasferiamo il nostro composto proprio qui, su un foglio di silicone. Se non ce l'avete, basta anche un semplice foglio di carta da forno. Ora lo stendiamo leggermente aiutandoci con una palettina e lo lasciamo raffreddare 2-3 minuti, poi lo lavoriamo con il silicone. A questo punto iniziamo a lavorare il nostro nougatin aiutandoci con il silicone. Proprio in questo modo. A questo punto lo copriamo con un foglio di carta da forno e lo stendiamo finissimo. Appena finito di stendere, tagliamo una forma circolare con 20 cm di diametro, aiutandoci con un coltello. Se vedete che il vostro composto risulta eccessivamente duro, prendete sia il silicone che il vostro composto e lo mettete nel forno ben caldo. Lo lasciate lì 5 minuti, poi lo tirate via e lo continuate a lavorare. Questo è un buon modo per non perdere il calore. Ecco qua la nostra forma da 20 cm. Per far raffreddare la nostra forma da 20 cm l'abbiamo messa su un foglio di carta da forno. E il restante ora lo trasferiamo nel forno ben caldo, così diventerà più malleabile e si lavorerà più facilmente. Ora ristendiamo il nostro impasto per creare gli altri due cerchi, sempre finissimo. Quando il nostro nougatin sarà ben fine, iniziamo a tagliare le nostre due formine, che hanno come diametro quella più grande 12 cm e quella più piccola 6. Ed ecco qui i nostri tre dischi, ora li lasciamo da parte fino al momento del bisogno. Per completare il nostro croquembouche ci serviranno dei bignè, noi ci siamo già portati avanti e infatti noi vi consigliamo di farli un giorno prima, così in un giorno solo non avete troppe cose da fare. Per chi non avesse visto il nostro video può guardarci il link che apparirà ora nel video in alto a destra. 200 g di panna da montare zuccherata e 600 g di crema pasticcera. Sempre per chi non avesse visto il nostro video può guardarsi il link che apparirà ora nel video in alto a destra. Ora facciamo diventare la nostra crema pasticcera una crema chantilly, aggiungendo la panna poco alla volta e mescolandola con movimenti lenti da sotto verso sopra.
Continuiamo così finché non la finiamo tutta. Ora, così com'è, mettiamo la nostra crema in frigo fino al momento del bisogno. Ora buchiamo i nostri bignè con una punta fino ad arrivare a un diametro di 5 mm, proprio in questo modo. Poi li trasferiamo su un piatto. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. E finalmente possiamo riempire i nostri bignè di crema chantilly. Qua l'abbiamo trasferito dentro ad una sac à poche con una bocchetta di 5 mm. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ora creiamo il nostro caramello che farà da collante per il nostro croquembouche e per esso ci serviranno 150 g di zucchero, 50 g di sciroppo di glucosio, che togliamo dalla ciotolina aiutandoci con una palettina, e 50 ml di acqua. Mi raccomando ragazzi, non lo dobbiamo mescolare, dobbiamo semplicemente muovere il pentolino in questo modo. Sarà pronto quando raggiungerà il colore del miele. Giunti a questa colorazione, spegniamo il fuoco. Quando il nostro caramello sarà ancora ben caldo, prendiamo i nostri bignè e li inzuppiamo nella parte superiore, proprio appena appena, come sta facendo la mia mamma. Vicino dobbiamo sempre avere una ciotolina con l'acqua fredda, perché se ci bruciamo lì possiamo mettere le punte delle dita. Continuiamo così finché non finiamo tutti i nostri bignè. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio del nostro croquembouche. Qui con noi abbiamo fatto un'altra dose del nostro caramello e abbiamo sempre la nostra ciotolina con l'acqua fredda, perché se ci bruciamo possiamo sempre mettere le dita dentro. Ora procediamo prendendo i nostri bignè, ci mettiamo una parte inzuppata per bene nel caramello e li poniamo sul nostro nougatin con diametro di 20 cm, il più grande, in verticale, con la crema verso l'interno. Continuiamo così finché non finiamo tutta la nostra base. Per fare il primo strato abbiamo utilizzato 12 bignè. Ora procediamo con il secondo. Dobbiamo mettere i bignè a cavallo tra il primo e il secondo. Ora mia mamma vi illustrerà. Prendiamo sempre un bignè, lo inzuppiamo leggermente nel caramello e lo mettiamo proprio in mezzo, in questo modo, e spingiamo bene in modo che si attacchi. Continuiamo così anche per il secondo strato. Ora che siamo giunti al quinto strato dei nostri bignè, sporchiamo per bene i bordi e mettiamo il secondo nougatin per grandezza, questo qui, perfetto. Lo centriamo il più possibile e continuiamo ad aggiungere i nostri bignè. Se vediamo che lo zucchero non ci basta, facciamo una dose moltiplicando la prima. Abbiamo messo anche l'ultimo nougatin e ora mettiamo il bignè e abbiamo finito il nostro croquembouche. In totale abbiamo utilizzato esattamente 74 bignè. E per completare questo dolce regale abbiamo deciso di mettere qualche foglia d'oro. Ma guardate com'è venuto bene il nostro croquembouche, ragazzi! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!